grano per le tasse che sono aumentate. Ma come più grano? Il raccolto è meno dell'anno passato. Tanti sacrifici, tanta fatica. E a noi che ci rimane? Nicola, quello che rimane ce lo faremo bastare. Vorrà dire che mangeremo più pane di farina di grano. Ma come dice vostra madre, non ho potuto negarglielo, barone, sono stato costretto. Voi sapete che quest'anno scadono i patti, sì. Veramente? In questa casa il pane basterebbe pure se qualcuno non andasse in giro a regalarlo. Nicola, che vuole dire tua moglie? Voglio dire che per colpa di questa qua, tra poco qua non ci rimane più niente. Pigli e porta i monaci, pigli e porta le persone come essa. E fra pochi poveri diventiamo noi. Ma io ci voglio proprio andare io dal barone a raccontare pure quante foglie di gelso mancano e chi se le pigliate, chi se le pigliate. Chi se l'è pigliato? Qualche pazza! Marie, chiudi sta bocca brutta e stai zitto! Andata retta, Teresa. Una famiglia manganiello, la provvidenza non è mai mancata. Io metto a letto i bambini. Sì, brava, Teresa, brava. Se Teresa... Vuole dare un tozzo di pane a qualche povero disgraziato. Ha tutto il diritto di farlo. E non deve chiedere certamente il permesso a te, ma a sua madre o a me. Padre, cercate di perdonarla. Quella non voleva dire così. In questa casa, con mio padre e i miei nonni, le porte sono sempre state aperte a tutti. Nella famiglia Manganiello, la carità, l'amore sono sempre stati un valore e fino a quando ci sarà io dovrà continuare a essere così. Parole come quelle di questa sera non devono uscire mai più dalla